del sole, Gesù il Signore esaltato sarà, e tutti i regni saranno suo dominio, tutto il creato a lui canterà. Ed ogni cuore, ogni voce, ogni lingua lo esalterà, con le sue lodi abbracciando il mondo. Cristiani, buongiorno a tutti voi. Si completa oggi, nella lettura del Vangelo di Luca, il discorso di Gesù sugli ultimi tempi. Egli parla di quella paura che noi stiamo vivendo per tutto ciò che vediamo accadere nel mondo, dalle guerre alla crisi climatiche, a tutto ciò che sembra inquinare il nostro futuro. Che accadrà? Che fine faremo? Che ne sarà di noi? Oggi egli risponde a queste domande e risponde con un raggio di speranza incredibilmente luminoso. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E disse loro una parabola: osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità, io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Dobbiamo riconoscere che con fatica accettiamo l'idea che tutto ciò che di negativo incontriamo nella nostra storia personale o nella storia del mondo sia segno dell'imminente nostra liberazione. Facciamo fatica a guardare i segni nascosti tra i rami del fico dell'imminente estate. Il Signore Gesù ci richiama ad una certezza: egli non ci abbandona al male. Egli ci rende capaci di affrontare ogni sfida sapendo che al termine a noi sarà concessa la vittoria. Coraggio, cari amici, qualunque sia la vostra sfida, non scoraggiatevi, sta per arrivare la nostra liberazione. Buona giornata a tutti voi, carissimi. Il popolo suo gioirà, la terra lo ascolterà.